Salve, oggi vi faccio vedere come trasferire un'immagine su Conchiglia. Abbiamo bisogno di qualche prodotto: il Transkrill, una bella conchiglia, l'effetto sabbia, dei pennarelli acrilici e naturalmente pennelli, spatola, forbice, matita per lavorare bene. Ci siamo scordati la cosa più importante, la fotocopia della foto fatta con una stampante laser. Iniziamo a lavorare la nostra immagine. Bisogna sempre tenere i bordi intorno alla foto e iniziamo con la prima mano di Transkrill. Lasciamo asciugare bene 20 minuti. Seconda mano in verticale. Per questa tecnica usate un pennello piatto e sintetico, di buona qualità ma non troppa, perché il prodotto comunque lo rovina molto. E adesso lasciamo asciugare minimo 24 ore. È passato un giorno. Su un supporto in plastica e un po' d'acqua tiepida, iniziamo a togliere la carta dalla nostra pellicola in plastica. Vi potete aiutare con un pennello con la spugna. Lasciamo l'acqua 5 minuti, così la carta diventa bella morbida ed è più facile da togliere. Possiamo mettere l'immagine sotto l'acqua corrente, così togliamo tutti i pezzettini di carta e poi, molto importante, la lasciamo asciugare in uno strofinaccio di cotone, mai sulla plastica. Sempre con il Transkrill incolliamo l'immagine. Dopo 24 ore inizio a fare la finizione della mia conchiglia. Uso dei pennarelli acrilici. Dopo qualche ritocco utilizzo questo effetto sabbia che potete trovare nei negozi di bricolage. Una spatolina o un cucchiaino in plastica se non l'avete. Anche la sabbia è secca e possiamo fare gli ultimi dettagli.
Ricordatevi di verniciare bene e soprattutto a prestissimo con Arobi. Ciao ciao!